Salve a tutti, oggi è un giorno particolarmente felice per me in quanto siamo riusciti a dare un senso al cartello che non ha più una funzione deterrente ma una funzione vera e propria di avviso. Infatti finalmente siamo riusciti ad installare ben 4 telecamere all'interno del parcheggio di via Pedegone. È particolarmente importante in quanto oltre a rilevare le persone che entrano ed escono e quindi ad evitare atti vandalici all'interno del parcheggio, è importante perché una telecamera in particolare riesce a rilevare anche le targhe in entrata e in uscita, quindi abbiamo anche una funzione di evitare veri e propri atti delinquenziali. Questo è importante per Monte di Procida perché è un mio, diciamo, pallino che porto da tempo avanti, è quello di migliorare la sicurezza di cittadini e di tutti. Per quanto riguarda poi il progetto Wi-Fi, volevo informare tutti i cittadini che sta andando avanti, in particolare voglio precisare che non ci siamo dimenticati di Cappella, anzi che stiamo andando avanti con il progetto, ma che è necessario innanzitutto, come già più volte ho detto, reinstallare la videosorveglianza, perché il progetto Wi-Fi si basa sulla videosorveglianza già esistente, quindi sono stati stanziati i fondi per, diciamo, reinstallare la videocamera. Una volta reinstallata la videocamera procederemo ad installare anche il ripetitore che già è stato comprato e si trova presso la casa comunale. Per quanto riguarda poi le altre piazze, volevo precisare che il sistema sta andando avanti, funziona in piazza 27 gennaio, corso Garibaldi, piazza Sant'Antonio, acqua morta è importante perché è coperta quasi interamente, quindi sia la parte del molo che la parte della spiaggia, a giorno copriremo anche la parte, diciamo, delle barche. È importante anche dire che attualmente, diciamo, per accedere è necessario un username e una password, attualmente si possono reperire presso la casa comunale, tuttavia mia idea è quella di dare agli esercizi commerciali dare la possibilità di ricevere la password in modo molto facile, quindi gli esercizi commerciali che sono interessati possono contattare direttamente me o recarsi presso la casa comunale, l'ufficio informatizzazione di Mario Romeo e chiedere le modalità per ricevere le password da distribuire ai cittadini montesi a titolo totalmente gratuito, cioè un wifi gratuito per i cittadini, quindi chiunque abbia interesse a collegarsi liberamente e gratuitamente a una rete wireless può ricevere la password o dagli esercizi commerciali, quelli là che aderiranno al progetto, o direttamente la possono chiedere a me o all'ufficio informatizzazione Mario Scamardella.